Beh, ragazzi, bentornati in questo nuovo video su Wayfinder e oggi andiamo a vedere come sbloccare Senja. Allora, è stato un attimino un po' complicato perché per via un po' anche delle alcune traduzioni rimaste in sospeso c'è stata un po' di confusione per questo personaggio. Adesso ci arriviamo. Dunque, intanto per quel che riguarda le vestigia, per questa parte qui la vestigia si droppa facendo la Legione Spaventosa. Quindi preparatevi, salvo sculate che vi auguro, a diversi tentativi. Meglio farlo in solo, va bene qualsiasi difficoltà, anche semplice, non ci bisogna mettere nulla, anche se aumenta, si può far, io l'ho trovata senza mettere nulla. E se andate in gruppo, meglio se con amici con cui potete parlare, insomma, che vi possono essere d'aiuto, perché è un po' una fight stressante un attimino da fare in gruppo se non c'è un po' di pratica, ok? E i vari materiali invece, tipo gli spettri, si droppano quelli, per esempio, quelli incontaminati, instabili, si trovano mettendo nelle mappe di TR3, tipo il boschetto, quelle del boschetto, no? E, le concentrazioni del caos, quelle sciolte, non è con l'influenza, ma sempre in TR3 delle mappe, mettendo le concentrazioni del fuoco, ok? E così via. Ogni volta che vedete un tipo di spettro che vi dice che servono per il crafting di livello 3, sono tutte nelle mappe di tier 3, appunto, con i suoi con la propria concentrazione. Quindi quelli sciolti sono del fuoco, instabili sono del caos e così via. Ok? No, della notte, vabbè, quelli oscuri, quelle delle tenebre. E così via. La gemma dell'avarizia si droppa uccidendo il Mimic, e questo avrà da sempre, no? Il Mimic, il Goblin, il scippatore di forzieri, che quello quando lo beccate comunque sia a prescindere è cosa buona e giusta farlo sempre secco, così impara a rubarci la roba. E la vestigia della gloria, ecco qui ragazzi la confusione, voi se ne trovate, se ne avete una, magari c'è scritto Wormwood, e quindi tutti al verme, anche io ci ho passato del tempo. Pum, 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 pum. Poi casualmente invece dove l'ho trovata? Al boss del Mimic, il grande ingannatore, infatti ti piglia per culo. E si trova lì, al verme si trova con la Denise. E infatti e lì c'è scritto da lei Fauci della notte. Ok? Che da noi è chiamato così. E cioè, è chiamato così, la sua traduzione in inglese non me la ricordo, Knight qualcosa, ok? Però il nome Wormwood sicuramente non c'entra un cazzo col grande ingannatore, anche in inglese, quindi insomma porta confusione. Già ci vuole trovare anche i tesori per andare lì a fare, eccetera, eccetera. Quindi un po' fare magari anche un video anche per quello, eventualmente se tanto vi interesserà per un altro PG per Nis, quindi vediamo un attimo anche per quello come fare. Beh, i frammenti di memoria, ovunque, più alto il dungeon, più alta la difficoltà. Più ne trovate in giro comunque. E la vestigia della potenza si droppa facendo il boss, il maestro delle bestie. E il detonato fattore, beh, dentro, vi consiglio di trovarci, sono in due posti, o nelle zone dei boschetti, ma ve lo sconsiglio, se andate lì appositamente per fare quello, e l'altra cosa migliore nella cripta, ho fatto anche un video per vedere, cioè, sembra ci sia, sembra di aver, che ho trovato una maniera, diciamo, per aumentare il drop, le percentuali di riuscita. Probabilmente è casuale come dico in quel video, ma io continuando a fare così li ho quasi fatti tutti in un batter d'occhio, a differenza di prima. E vi consiglio la cripta perché, allora, nei boschetti potete anche lì farlo, però innanzitutto come mappa è più dispersiva e quindi non si sa mai dove trovarlo. E in più lì avete massimo 10 tentativi, a prescindere che troviate oro o che vi fallisca, avete 10 tentativi. Una volta esaurite quei 10 tentativi, boh. Oppure, beh, come sempre, se trovate il gettone, finisce o un accessorio o un qualsiasi primo premio. Mentre invece nella cripta, finché non trovate eventualmente un altro primo premio, potete continuare finché avete le chiavi. Ok? Ed è anche molto più semplice, basta andare a livello 1, basso, non si bisogna mettere nulla. Con le concentrazioni del caos sembra che aumenta la possibilità di trovare l'NPC, ma nella prima mappa è talmente tanto veloce che è più la rottura di balle, quelle sfere che vi esplodono sotto i piedi, però dovrebbero aumentare un po' le possibilità di trovare quelle NPC. Ma io onestamente tra metterle o non metterle non mi cambia niente, cioè, onestamente non vedo chissà che differenza.
Sì, la vestigia la troviamo proprio questa delle bestie, come al solito, memoria, niente, e qui poi basterà pagare in soldi, ok? Adesso magari quale blocchiamoci questa, giusto perché l'abbiamo, tanto che siamo qui. Adesso mi vado a farmare un altro pochino, un altro paio di gettoni, qualche altro frammento e vado a sbloccare anche l'ultimo personaggio che mi mancava, disponibile al momento, almeno. E questo è quanto. Nel prossimo andremo a vedere gli altri vari personaggi. Andremo a vedere quelli mancanti. Mi pare che sia solo Nis o anche c'è ancora Silo. Non si dovrei averlo fatto. Non mi ricordo neanche. Proprio l'età che quando diventi anziano ti rincoglionisci al 100%. Dovrebbe mancare solo Nis, però vi darò un'occhiata. Ragazzi, avete pazienza con gli anziani? Sì, dai, su, dai. Sono un anziano simpatico in fondo, abbiate un pochino, dai, no? Di ritegno anche voi avere un po' di rispetto. Su, fate i bravi. Detto ciò, ragazzi, il video finisce qui. Spero vi sia piaciuto, vi è stato utile, soprattutto per quella vestigia maledetta che sicuramente tanti avranno farmato e stanno farmando il verme, nella possibilità di trovare la sua vestigia. Niente, niente, sempre Nis, sempre Nis, sempre Nis, che palle. Beh, invece adesso sappiamo che è l'ingannatore. Ragazzi, io vi auguro come sempre buon game. Invito a lasciare un like, se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile. Iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, logicamente attivare la campanellina qualora vi interessassero futuri aggiornamenti. È tutto, di nuovo, buon game, grazie a tutti per il supporto, mi raccomando fate i bravi e non fate i tossici, ciao!